Un vero e proprio appuntamento con la storia. Occasione tricolore per il Bitonto che sfida la Pro Livorno nella finalissima del campionato nazionale juniores. Fischio d'inizio previsto per sabato alle ore 17 al comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. In palio ci sarà lo scudetto della categoria Under 19. Le emozioni sono tante, in primis per aver raggiunto questo traguardo che era un traguardo, non dico prefissato a inizio anno, ma era un traguardo che comunque ci rende orgogliosi, indipendentemente da poi da come andrà a finire domani. Però le emozioni sono tante, i ragazzi e lo staff sono carichi abbastanza per poter affrontare una squadra e rispettarla a dovere, ma sapendo di avere delle qualità importanti, quindi ce andiamo a giocare veramente con molta spensieratezza. Notevole la cavalcata stagionale per i neroverdi allenati da Mimmo Carricola, vittoria del girone della prima fase, successi poi agli ottavi contro il Francavilla Insigne, ai quarti con il Sorrento e in semifinale, a cui si riferiscono queste immagini, contro l'Ostia Mare. Ora c'è la volontà di chiudere il cerchio nella sfida contro i livornesi. Ci saranno tanti sostenitori toscani sugli spalti di Sesto Fiorentino, considerata la vicinanza geografica. Ci sarà però anche una nutrita rappresentanza di bitontini fra genitori e appassionati. I genitori, un po' di supporters arriveranno con un pullman di 52 posti riempito già da ieri, quindi saranno parecchie autovetture che ci raggiungeranno, e poi mi è arrivata voce anche di chi sta qui in Toscana per lavoro, avrà il piacere di raggiungerci, quindi contiamo un centinaio di sostenitori e i ragazzi ovviamente saranno contenti, indipendentemente dal tifo sugli spalti, sanno che devono concentrarsi e pensare alla partita.